Non abbiamo paura di nessuno, perché vinciamo 2-0. Un derby di fuoco. Noi ci siamo. Loro sono di più, ma noi... Buttalo! È un derby, noi speriamo in un pareggio perché la nostra classifica è molto, siamo molto in basso, ci siamo Antone. Loro sono più in alto di noi, comunque non ci preoccupiamo, può anche scappare i due punti, tanto non sono capaci. Come pubblico siamo minori, comunque il nostro è più organizzato. Ecco lì un'immagine al nostro club. Adesso stanno facendo anche un po' i buffoncini, sono venuti dietro di noi, ma noi non ci preoccupiamo, siamo troppo sportivi. Vorrei fare un saluto a mia mamma. Ciao mamma, dai Ennio a credere cosa amuletto. È troppo nervoso. Ecco, vediamo signori, il nostro tifoso più accanito dell'Arizzo, Melis Francesco, un tifoso che segue sempre le nostre partite. Cosa ne pensi? Non mi stai da vedere in televisione pure, Allora, parlare come fai? No, speriamo che sia una buona partita, che il pubblico si diverta e che non succeda niente di particolare. Ma sotto, Lara! Che vinca la squadra migliore, in questo caso, Lara. Va bene, che l'Arizzo allora? La prossima volta può vincere anche l'Arizzo. No, come può vincere questa volta? Questa volta. Il mano scongelata. Che cazzo che sto? Bello! Guardate l'aula! Fabio! Vai aula! Qui lo stadio olimpico di Tonara! Un'intervista verso la fine, sai che se sono ospite dello stadio di dovevo fare un tifo speciale perché è un derby sentito, vorremmo vedere l'Arizzo in vittoria. Va bene, grazie. Signori, buonasera, siete al campo comunale di Tonara, che dove è l'incontro, l'inizio di calcio Arizzo-Tonara, incontro per la calcio di prima categoria. Ecco, vediamo la tifoseria di Arizzo. Ecco l'Arizzo, vediamo che schiera manca. Tonio, Gualtiero, Nicola, Angelo, Marotto, Cazzula, Ricchi, il nuovo rientrato Cordeddu, Giacaocci. Ecco le squadre che prendono posizione. Qua la tifoseria, ecco vediamo. Ecco vediamo la tifoseria di Arizzo in questo istante, che è uno spettacolo bellissimo. Attenzione! Ecco un tifoso infernale. Ecco vediamo il nostro regista. Attenzione! Gli ultras dell'Arizzo. Arizzo! 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 Ecco che sta iniziando la partita. Andiamo e ti adoriamo, siamo del corso.
Ecco, vediamo il pallone a centrocampo. C'era. Ecco, schiamo Muccini, punizione contro l'Arizzo, l'arbitro. Ecco, vediamo che prestano a battere la punizione con Murru. No, si appresta a battere la punizione Cauci. Cauci, Calledda. Calledda ancora Cauci. Ecco che si allarga su Pava. Pava un contrasto con Murru, ecco vediamo Cazzula, ecco il numero 8 del Tonara, Pava ancora, fischio da punizione. Sto inquieta sta partita. Vediamo che qua il campo ci fa un freddo, temperatura molto bassa. Ecco vediamo il numero 11 del Tonara che cerca spazio, mette in mezzo. Ecco, vediamo calcio d'angolo. Ecco, vediamo Cauci che dà a manca, si appresta a battere la palla. Silenzio, silenzio. Ecco, vediamo il lancio di manca direttamente in fallo laterale, che sicuramente sta, tira un po' di vento. Vediamo numero 3, ecco va Cordeddu, Cordeddu! Ecco vediamo fischiato un presunto fallo contro Cordeddu, il nuovo rientrato dell'Arizzo che sta facendo il militare di Iglesias, portato in estremis per questa occasione, perché l'Arizzo serve. Ecco vediamo c'è calcio di punizione che manca, si appresta a battere, passa Cauci, ecco che manca, ribatte, si appresta a battere la palla con le mani. Ecco il lancio è verso Cordeddu che fa torre verso Lai. Ecco vediamo il Tonara che c'ha una buona difesa, ecco Gualtiero, Cauci, ecco qui Gigi Cazzula che protegge, che butta in mezzo, ecco Lello che, ecco Pava, lancia verso l'aria che non ci arriva, Murru un contrasto, ecco vediamo, ecco l'arbitro che fischia una punizione, un contrasto duro verso Murru. Ecco vediamo Cauci da Pava, Pava Lai, ecco il nostro Scramuncin, ecco vediamo Cazzula, ancora Scramuncini che lancia verso Maurizio Cordeddu. Ecco vediamo che il nostro numero 2 Marotto butta in fallo laterale. Qua allo stadio di Tonara, ecco un lancio di Murru verso Lai che pare il portiere Tonara. Patta, no? Patta. Ecco vediamo Gianni che lancia verso Cordeddu. Ecco il nostro Alessandro Cordeddu che fa di tutto. Ecco vediamo Cazzula di andare via, che è un fallo laterale. L'Arizzo in questo momento sta giocando una buona partita, anche il pubblico un incitamento per la squadra. Ecco, ci aspettiamo a tirare questo fallo laterale. Ecco, vediamo Calledda che batte con le mani. Ecco il cross di Calledda, troppo lungo. Ecco, vediamo Evaristo che lancia questo calcio. Ecco vediamo il numero 7 del Tonara, ecco Pava che ruba palla ma viene intercettato sempre dal numero 2. Ecco vediamo Marotto che lancia verso Cazzula, il centrocampo, fischio, punizione contro l'Arizzo. Cazzo, un bello pubblico. Sì, qua a Tonara oggi c'è un pubblico delle grandi occasioni, un derby della Barbagia che si contendono sempre da tanti anni. Speriamo anche quest'anno di vincere questo derby della Barbagia. Ecco vediamo
fallo di la punizione contro l'Arizzo. Ecco, vediamo il numero 8 del Tonara, si appresta a battere il centrocampo, lancio sulla destra verso il numero, sulla sinistra verso il numero 11. Ecco che il nostro Gualtiero Mili ruba palla, esperto libero dell'Arizzo. Ecco, vediamo ancora Mameli, c'è un gruppo di giocatori, fallo laterale. Ecco, vediamo qui anche, vediamo i nostri Ultras Marotto. Poi vediamo là Filippo, ex giocatore, quest'anno come mai manca, si appresta a battere con i piedi il calcio. Ecco, vediamo, le due squadre sono ben disposte al centrocampo, temono. Ecco, vediamo, scramocino a Rosetta, fallo laterale. Da numero 10 del Tonara Peddes, molto bravo. Ecco, vediamo Calleda che spruglia in mezzo. Ecco, vediamo Murru che si fa luce fra i due avversari verso Corteddu, ma ancora il Tonara che spazza via. Ecco Mameli, prende palla, Pava che lancia al centrocampo. Ecco Murru ruba palla, un contestato fallo, il pubblico protesta, ma si cova, ha ragione l'arbitro, così. Vediamo il Tonara, si presta col numero 6 verso in aria. Ecco, vediamo scramocini, Corteddu, punizione contro l'Arizzo. Una parte classifica, il Tonara ha una classifica un po' bassa e cerca in tutti i modi di vincere questo delicato incontro che lo rilancerebbero in alto della classifica. Il nostro regista di Tonara che sta riprendendo le nostre riprese, collaborazione con Manca Antonello e Suli Spalmiro, il nostro. Ecco un lancio, ecco Marotto che prende palla, lancia, oh, buono il fischio dell'arbitro, ma c'è un presunto sbandieramento del guardialine, comunque non c'era dalle nostre postazioni, si vedeva. Ecco, vediamo Marotto, calcio di punizione, uno spintone di Marotto. Ecco, si aspettano a battere questo calcio di punizione numero 7. Ecco l'arbitro da disposizione per la battuta, fa arretrare di un metro. Ecco, vediamo il numero 8, il Tonale si appresta a battere dentro l'area. Ecco, vediamo cosa avrà questo calcio di punizione. Ecco, cross al centro, colpo di testa di nessuno, sbruglia in mezzo grappolo di uomini. Ecco, vediamo Cazzula che cerca e butta via, dà un respiro alla difesa di Arizzo che si trova un po' assediata. Adesso il Tonara in questo momento sta prendendo un po' di spunto. Ecco, vediamo Cazzula, molto bravo, fermato il numero 8, il lancio per Peddes, molto bravo, cross al centro del numero 7, spazza Mameli dentro l'area, gruppo di uomini, Cazzula che lancia Lai. Ecco Lai, che dal numero 2 del Tonara, molto bravo il nostro Lai, fuori gioco. Ecco, vediamo il lancio di Manca al centro area. Ecco, vediamo Pava che lancia Calleda sulla sinistra, punizione contro l'Arizzo. Sempre sta battere lo stesso Calleda dalla quasi tre quarti di campo. Ecco, vediamo il vento si mette, tira un forte vento contro l'Arizzo. Ecco, vediamo il lancio di Calleda verso Corteddu. Ecco, vediamo Mameli che ribatte la palla. Ecco il numero 7 del Tonara che scende sulla destra inseguito dal velocissimo Lai, bravissimo il numero 7, il numero 11 scarta un paio di avversari. Ecco Peddi e Sebastiano, ma attenzione, ecco battuta la punizione, manca il rilancio che cerca sempre Lai, il velocissimo Lai. Ecco Peddi, che ecco il pallone che viene
tra le braccia del portiere, manca, ecco il libero Caucci che dà la palla a Marotto, Angelo, ecco, si fa luce sull'avversario, ecco che punta, c'è stato un po' di disattenzione verso i due dell'Arizzo, ecco Marotto e cerca il rifiuto, ecco vediamo Mammeli che butta la palla, ecco Peddes, ecco Scramuncini che lancia in avanti, vediamo Evaristo. Protesta lo stesso numero 4 del Tonara, forse c'era, comunque ecco vediamo se presta a parte la punizione alla tre quarti Calletta, vediamo che lancia verso Cazzula, fa torre verso Lai, ma il numero di fallo fuori gioco pescato l'arbitro da Lai, ecco vediamo Tonara che riparte e lancia verso il numero 9, ma viene presa dalle mani tranquillamente dal nostro portiere, manca. Una partita in questo momento, non sta dicendo. Ecco, vediamo il lancio di manca verso Cortezzi. Non ce l'ha fatta la tenere, il numero 5 spazza. Calcio dentro campo, Pava. Buona, buona, ecco, vediamo Pava. Pava, Murru, perdono palla. Il giocatore d'Arizzo ancora Murru. Cerca di girare verso, ma viene anticipato da Peddes, ecco Scramoncini, Leda che rilancia, ecco giocatori non hanno problemi con la difesa a rilanciare in avanti, ecco vediamo ancora un attacco tonale con il numero 11, si fa luce verso tre avversari, ecco il numero 8 che va al tiro e con un colpo di reni manca. Manca, butta in calcio l'angolo, comunque un bel tiro, la prima occasione il Tonara, ecco un calcio d'angolo, vediamo cosa Mammeli di testa, Corteddu lancia, ecco Lai che cerca di farsi luce, ecco ancora Corteddu che lancia Lai, ecco Lai ancora Evaristo, ecco lancia il Tonara in centrocampo, ecco Murru alza un po' a campaline questo pallone. Ecco Callede che cerca di farsi luce fra i due avversari, ecco ancora il numero 9 del Tonara, ecco vediamo che ecco, ancora il Tonara scende e lancia il numero 7, Peddes, ma Maurizio Scramoncini sbruglia, ecco vediamo che calcio di punizione contro contro il Tonara, uno strattonamento di Scramoncini, ma non c'è stato modo, ecco vediamo che si accendono gli animi in campo, il capitano del Tonara, comunque niente di grave, diciamo che il Tonara cerca, voglia in tutti i modi vincere questo incontro di calcio, ecco la punizione portata dal numero 7, Caucci rilancia avanti, ecco ancora un cross molto lungo, c'è Pava sulla sinistra che colpisce, manda in avanti, ecco Cordetti cerca di farsi luce verso. C'è stata una punizione non vista dall'arbitro, ecco, Scramoncini butta in fallo laterale. Siamo alla mezz'ora, tanto non si sblocca. Ecco, vediamo manca che si appresta a battere con le mani un incitamento delle squadre di Arizzo con una folta tifoseria di Arizzo. Ecco, vediamo lui che è di spalle. Vediamo che c'è un fischio dell'arbitro, un fuorigioco, seria, ecco gli animi si scaldano, gli arizzesi iniziano a farsi sentire, ecco vediamo che Scramoncini, Pico Peddes, questi due. Ecco la punizione verso l'area, Calleri si è prestato a battere la punizione quasi al centrocampo, ecco vediamo
Dai, Cordero in avanti, anche Cagigi, Cazzula, ecco un lancio verso Cazzula, ma mentre c'è il numero 8, ecco punizione, gamba tesa di Pava Antonello che viene ravvisato dall'arbitro, ecco si scandano gli animi, Pava viene riproverato dall'arbitro. Lai che fa il tifo al suo fratello, Lai che sta contrattando per venderlo. Ecco, vediamo alla partita. Ecco, vediamo Callete che cerca spazio sulla sinistra, vicino al pallo laterale, ce la fa, butta in mezzo, ma non si... Ecco, vediamo Pedes del Tonara che scende, ma ancora Nicola, molto bravo. Ecco, vediamo ancora il Tonara. Ecco il numero 9, cerca di girarsi e para. Vediamo Toni che va via la palla dalle mani. Ci aspettiamo questo calcio in angolo. Tonara, questo calcio d'angolo. Tutto il Tonara fuori. E anche Marotto, il nostro super tifoso dell'Arizzo. Non mancano mai a questi appuntamenti, a queste grosse occasioni. Ecco, vediamo Marotto sulla destra, passa Murru, lancia, ma non c'è nessuno, le punte della rete sono ancora... Ecco, vediamo il numero 3 del Tonara che cerca il numero 5, scende ancora, lancio, cercare il numero 9, ma non riesce a mantenere la palla in campo. Colpa del vento, questi passaggi così, il vento che spazza via. Vediamo Marotto, cerca una la finezza con un tacco, ma non ce l'ha. Ecco, vediamo un duello molto affiatato tra i due giocatori, Pedes e Scramoncini, due giocatori diciamo di alti livelli, con passati molto grandi sia per uno sia per l'altro giocatore, che hanno militato in diverse squadre e che adesso... Ecco, vediamo ancora Scramoncini, ecco, vediamo il nostro Cortetto. Ecco, vediamo un presunto fallo, ecco ancora Cortetto che lancia, Scramoncini che lancia, fallo. Ecco, vediamo Maurizio Scramoncini alla battuta. Ecco Scramoncini che lancia Lai. Lai arretra ancora, Scramoncini che butta in mezzo verso Cortetto che ce la fa a prendere un giocatore veloce, cerca di mettere in mezzo. Ecco, vediamo una grossissima occasione dell'Arizzo con Alessandro Cortetto, punta dell'Arizzo. Un'occasione di parte per entrambe le squadre. Questo giocatore è stato preso all'ultimo momento, sono andati a prenderlo a Iglesias, sta facendo il militare. Ecco, vediamo un presunto fuorigioco del Tonara. Pava sulla sinistra, si libera il giocatore, è entrata brusca il giocatore del Tonara. Ecco, vediamo cosa dirà l'arbitro. I giocatori della Rizzo protestano per questo intervento molto duro in confronti di Pava Antonello, uno dei migliori difensori del girone. Cosa dice questa partita? Diciamo 2-0. E segna? Chi segna? Cazzula. Secondo me 2-0 segna Cacco e Cordetto. 2-0. Speriamo che la partita ci dia ragione. Però si sente la mancanza di Mereo in campo. Il gioco è un po' addormentato. Ecco, diciamo che Mereo è anche il super tifoso, però anche un giocatore dell'Arizzo. Però non ha avuto molta fortuna nel suo campo calcistico e si è data la tifoseria. Eh sì. Mi piace.
Ecco, vediamo che è partita. Ecco, vediamo Cazzulla sulla sinistra, cerca di farsi il luce. La palla in fallo laterale. Ecco, si appresta a battere la palla Pava. Ecco il fallo laterale. No, batte Calletta Nicola. Lancio di Nicola verso Cortedo. Viene anticipato un giocatore del Tonara. Lancio di Everisto. Adesso Mammeli, sempre, ecco, vediamo il numero 9 del Tonara che scende. Ecco Mammeli che spazza via il nostro libero. Ecco, vediamo che un'occasione per l'Arizzo, che Ricchi non ha anticipato per un pelo. Comunque vediamo la squadra dell'Arizzo sta giocando benissimo, sta attaccando, non ha paura di questo scontro col Tonara. Ecco, vediamo Marotto per Murru, cerca di girarsi, colpisce fuori. Cauci, Gramoncini, Cauci lancia verso Cordero, viene anticipato. Ecco Pava al lancio in avanti verso il solito, sempre Lai. Ecco Lai che ce la fa fuggire sulla destra, sulla sinistra, calcio d'angolo, no. Ecco, vediamo Evaristo, lancio di Evaristo, Cazzula, colpo di testa di Cazzula, Cortedo ancora per Torre, per Lai, ecco Lai, la punta Lai, ma l'arbitro ha fischiato un presunto fallo contro un giocatore, forse uno spintone, l'arbitro era lì a due passi e ha visto il fallo di... Ecco, vediamo ancora un lancio del Tonara, ma ancora Marotto che rilancia, ecco ancora il Tonara, Lai, molto veloce, molto mobilissimo. Oggi sta facendo una bella partita. Ecco, vediamo che il Tonara è il numero 2 che spazza. Ecco, vediamo il nostro Cauci che butta in avanti ancora una partita sempre. Ecco Lai, da indietro Marotto che lancia. Ecco Ricchi che stava Stargo per la palla, invece la colpita di testa che l'ha bloccato. Ecco, vediamo il numero 2 del Tonara che si è presto a battere. Ecco, vediamo che sbaglia. Ecco Cazzula. Ecco Gigi, ecco, si libera un avversario, ma non del secondo che fa un fallo. Ecco la tifoseria dell'Arezzo che incita il bravo giocatore dell'Arezzo di Meana, militante anche in Serie D con l'Isi ai tempi d'oro, diciamo, militato anche nel Mandas in molte altre squadre. 30 anni, comunque sempre uno dei migliori in campo, sempre veloce, sempre uno dei migliori. Ecco, vediamo Tonara se presta a ribattere questo fallo, numero 8. Ecco vediamo l'arbitro che ha di arrabbiare. Ecco che fa, ribattere il calcio di punizione. Ecco numero 8 si appresta a battere verso il numero 9, mobilitissimo. Ecco Nicola che ce la fa a conquistare. Ecco, vediamo Calleda per Lai. Vediamo numero 9 Tonara. Ecco, vediamo Pettiasi, sempre un duello con Cordedu, con Scramoncini. Ecco Scramoncini che dà a manca il nostro portiere, si appresta a battere, convince i giocatori a mandarsi in avanti. Ecco, vediamo un colpo di testa del numero 5 che, ecco, vediamo rimessa, viene battuta da Pava Antonello verso Cortedu. Pava butta in mezzo verso Lai, solo, esce il portiere del Tonara e blocca. Colpo testa di Calleda, ecco il numero 6 del Tonara, ecco Lai, ancora Lai, ecco Cortedu che cercano invano di andare via. Ecco Murru viene saltato da un giocatore del Tonara. Ecco, si appresta a battere questo numero 8, lancio in mezzo dove Calleda di testa cerca di portare via la palla. Ecco il numero 7, cercano spazio, Pava sbruglia. Ecco il numero 9, tiro, ma c'è ancora Murru, Pava che cerca di lanciare, c'è un po', ecco Cortedu che ruba palla e cerca sulla destra uno spazio dove però viene bloccato da Evaristo che scende sulla sinistra velocissimo. Scramoncini molto duro, entra
e spazza via, ecco là che ruba palla, ecco là il Cazzula, ecco il numero 9 il Tonara, ecco ancora il Tonara, ecco il numero 8, ecco il numero 8, tiro, tiro, para il nostro per il Tonara, ecco vediamo una bella parata da distanza ravvicinata dal nostro portiere, manca, molto valido per questo Arizzo che sta andando un po' male. Un giocatore molto importante dell'Arizzo che diciamo che ha salvato molti risultati, molte partite. Ecco, vediamo questo calcio d'angolo, ancora il Tonara, una rovesciata in mezzo, Scramoncini sbroglia, ecco il numero 5 che ruba palla, calcio di punizione contro l'Arizzo. Ecco, i giocatori dell'Arizzo si apprestano a battere questo, punizione, Caucci che porge a Pava, Pava sulla destra, salta un avversario, scende, velocissimo, cerca di lanciare ma viene bloccato, ecco ancora Caucci che lancia sulla sinistra per Cordeddu, Lai, ecco Cordeddu che prende palla, viene strattonato, spinto, calcio di punizione, ecco l'arbitro ha visto questo spintone, ecco vediamo le due punte dell'Arizzo sempre mobili in avanti, si fanno largo su questa difesa, molto, ci è sembrata molto impeccabile. Ecco Murru che cerca di lanciare, ecco Murru che lancia Pava a sorpresa sulla destra, calcio di punizione, anzi fallo contro il Tonara, ecco il numero 6 del Tonara che dal 9 salta un avversario, ecco Nicola in contrasto, ruba palla a Murru al centrocampo, cerca di lanciare per Lai e non ci arriva, ecco un calcio di punizione dove Calledda con le mani vediamo il numero 8 del Tonara che lancia questo calcio verso il numero, il capitano del Tonara Pedde, ecco vediamo la super tifoseria, lui ecco un fallo di con le mani il numero 11 del Tonara che cerca di mettere in mezzo nell'aria un presunto fuorigioco. L'Arizzo respira. Pubblico di grandi occasioni. Stadio Gremito. Campienza circa 2000. Ecco, vediamo un lancio di Lai che non ce la fa, con Cordeddu che cerca di prendere palla, Cordeddu ancora che lancia verso Lai, Lai sempre in avanti che perde certe palle in certo, ecco vediamo il numero 7 del Tonara che scende sulla destra molto veloce, cerca di crossare, mette in mezzo, ecco Caucci, Caucci, calcio, ci è sembrato una rimessa, sì è una rimessa, ecco il Tonara, ah no, fallo laterale, scusate, ecco Marotto, Pedes che butta in mezzo, fuori, manca Aldo, ecco il nostro regista Antonello che inquadra la tifoseria dell'Arizzo, Pili, Marotto, lui, ecco vediamo Rino, ecco Carmela, ecco un col danno, ecco ecco, dunque torniamo alla partita, una partita bellissima in tutti i punti di vista, come spettacolo di pubblico, come partita molto bella, molto veloce, molto combattuta in centrocampo, però diciamo che le due squadre hanno paura e cercano di, si temono a vicenda, esatto. Ecco vediamo un fallo per il Tonara battuto dal numero, ecco il numero 6 cerca di lanciare per Pedde Spastiano che però tocca con la mano, diciamo no, non è giusto, due squadre che lottano al sotto della classifica, che cercano di farsi, di far punti, specialmente l'Arizzo che è penultima. Edes, numero, se il Tonara scende con Murru, Scramoncini sempre al centrocampo che spazza, Cordeddu cerca palla, fallo, ecco vediamo ancora il Tonara con il numero 6, Murru che
butta via la palla ma la perdono ancora. Ecco, vediamo Scramoncini sempre molto mobile, molto molto bravo. Fischio dell'arbitro per un fallo contro contro Scramoncini. Ecco Manca che si appresta a battere, lancia Manca per Marotto che non, ecco Marotto un contrasto molto, ecco Murro, ecco abbiamo ancora, ecco là, ecco Pedes de Tonara sempre con solita lotta con Scramoncini, ecco lancio numero 7 e cerca di crossare al mezzo, calcio di punizione, viene atterrato in una maniera diciamo non giusta, ecco protesta il pubblico del Tonara, forse viene ammonito Rocci per questo fallo, diciamo in effetti che era un fallo un po' brutto e l'arbitro ammonito. Ecco vediamo che stanno prendendo le misure, il Tonara sta per battere questo calcio di punizione dalla destra col numero 9, molto affollato. Ecco lancio Corteddu, spazza via, calcio d'angolo ribattuto dal Corteddu al fin di palo. Ecco vediamo questo calcio d'angolo ribattuto al numero 8, butta in mezzo Pedes cerca invano di testa, rovesciata, para il nostro portiere, Manca, il nostro portiere sempre bravo, sempre attento, la nostra una pedina molto importante dell'Arizzo, il nostro portiere Manca. Cosa dice Melis? Sì. Ecco diciamo che i nostri colleghi non vogliono farsi intervistare su questa partita, ma cerchiamo di arrangiarsi con l'aiuto di Manca, Antonello, giovane Tonara, lo speaker Suli, Spalmino. Alle camere abbiamo ecco un lancio, il numero 9 il Tonare cerca invano, ecco Mammeli, rovesciata di Mammeli, un giocatore molto bravo, molto significante per l'Arizzo, ecco una punizione contro l'Arizzo. Ecco il Tonare che si appresta a battere questo calcio di punizione dalla tre quarti alla sinistra. Ecco si è appresa a battere il numero 8, ecco che mette in mezzo, colpo di testa di Pedes, però finisce lo campo, lancio di Cauci al centrocampo, ecco Murru, lancio di Marotto per il solito Corteddu, là, cerca di farsi luce tra due avversari ma la palla viene scaraventata in fallo laterale. Ecco Pedes sempre con lo solito Scramoncini, un duello molto duro su questi due giocatori alti livelli. Ecco l'arbitro che c'ha qualcosa da ravvisare, anzi vediamo il numero, ecco non si vede che deve uscire, numero snumerato quel giocatore Tonara, non è neanche numero. Ecco vediamo che l'arbitro prende nota, lancio verso Pedes, Bastiano, Scramoncini sempre duro, ecco vediamo Corteddu che fa fallo, ecco lancio del Tonara in centro area, esce il nostro portiere Manca molto bravo, para e blocca. Ecco il lancio di Manca verso Corteddu, diciamo questi giocatori del Tonara hanno una difesa incredibile, molto compatta, molto dura, molto bene organizzata. Ecco vediamo il numero 8 del Tonara, cerca di farci luce tra un paio di avversari, ecco Manca che ha visto all'ultimo momento il pallone ma ce la fa bloccare lo stesso, si appresta a battere il calcio dei piedi. Lancio ce li manca, ecco Pava, Corteddu, lancio per Pava, ecco
Pava ancora Cazzula, fischio dell'arbitro, era un presunto fallo, sì, congiunto contro Tonara. Non si fanno complimenti in campo, anche se siamo a distanza, diciamo 9 chilometri che ci separa solo tra Lizio e Tonara. Comunque in campo non è, ecco, vediamo questa palla in aria, colpo di testa di Mammeli, esce, manca e blocca. Ecco, vediamo il nostro pubblico del Tonara che si sta scaldando. Ecco, Pava, questo fallo ancora adesso numero 11, no, ancora Pava, che Pava Antonello che lascia a Cazzula verso l'ai, dai che l'ultimo momento non ce la fa a bloccare la palla. Ecco, vediamo questo lancio in mezzo, faccia numero 10 Pedes che lancia, fallo, non si capiscono i due giocatori del Tonara.